Per capire il senso e il gioco del fumetto non si può che andare ai primi anni 60, quando l'epopea del comic book e forse anche quella dei supereroi stava un po' scemando, soprattutto dopo la grande polemica suscitata da uno psicologo, un tal Vertam, che aveva scritto un libro denunciando il fumetto, il comic book, il fumetto americano e soprattutto il fumetto dei supereroi. Improvvisamente, da una casualità, una partita a golf tra due editori, per cui nasce l'idea di formare un gruppo di supereroi, Stan Lee, che aveva già 38 anni e voleva quasi smettere di fare i fumetti, perché non vedeva proprio nessun tipo di prospettiva, crea i Fantastici Quattro. I Fantastici Quattro non sono più in una città immaginaria, le città dove vivono per esempio Batman e Superman della casa editrice concorrente, ma vivono a New York. Questo fatto di calare un gruppo di personaggi nella realtà è una bomba totale, una bomba che riesce a convincere migliaia e migliaia di lettori in tutta l'America e poi in tutto il mondo. Da questa idea folgorante nascono poi Spider-Man, Iron Man, Thor, Hulk e tantissimi altri personaggi, e di cui Stan Lee è, tra tante polemiche, perché i disegnatori che hanno collaborato con lui dicono di avere molto più ruolo nella creazione dei personaggi, ma insomma Stan Lee sicuramente è stata la scintilla che ha fatto nascere tutti questi personaggi, ed ecco che così una piccola possibilità si trasforma in una rivoluzione, in un vero e proprio boom del fumetto.